È totale l'emergenza negli Stati Uniti d'America per via della maxi tempesta che purtroppo sta colpendo questa grandissima nazione. Pensate, 19 morti, e questo è il bilancio delle vittime di questa tempesta di neve che ha colpito la costa orientale degli Stati Uniti d'America. Le cause sarebbero gli incidenti stradali in Arkansas, nel North Carolina, in Kentucky, in Ohio, in Tennessee e Virginia. Tre persone sarebbero morte a New York e una in Maryland colpita da infarto dopo diverse ore trascorse a spalare la neve davanti alle proprie abitazioni. Più di 85 milioni di cittadini in 20 stati sono coinvolti dall'arrivo di questa maxi tempesta chiamata Jonas, che ha portato, ripeto, alla cancellazione di quasi 6.000 voli totali. Il Pentagono ha mandato più di 2.300 uomini nella guardia nazionale negli stati colpiti, 490 solo in Virginia, dove è caduto più di un metro di neve. In 11 stati, compreso quello di New York, è stato dichiarato lo stato di emergenza totale. Secondo il Servizio Meteorologico Nazionale a Washington sono previsti, pensate, fino a 76 centimetri di neve da qui a domenica, quando è previsto il picco della temperatura, che appunto sarà di grande rigidità, con venti fino a 80 km all'ora. I media americani hanno riferito però che in Virginia sono stati registrati nella notte un migliaio di incidenti di natura stradale. Decine di migliaia di case sono senza corrente elettrica, quindi stanno al buio. Sono stati segnalati anche ingorghi a livello automobilistico di più di 50 km in Kentucky e in Pennsylvania. La Croce Rossa ha creato dei rifugi di fortuna lungo la strada e la Polizia di Stato ha scritto su Twitter che gli agenti stanno rifornendo dell'acqua, snack e carburante agli automobilisti. Vi ringrazio per l'ascolto, per la visione, il video termina qua.